È stata molto tirata, difficile da tenere controllata, perché comunque era un continuo scatti e controscatti. A un certo punto è andato via un corridore da solo, allora abbiamo deciso di muoverci e provare a rientrare. Sono uscito con Enrico Bernasconi della Busto Isolonia e ci siamo avvicinati fin quando sono rientrati i tre miei compagni di squadra. Ci siamo messi a girare e siamo riusciti a rientrare sul primo. E a quel punto, vista la superiorità numerica, abbiamo deciso di provare a anticipare. Ho attaccato e sono arrivato da solo. Ma oggi la gara è andata abbastanza bene, è stato un buon allenamento. Nella prima parte ho cercato di stare tanto davanti e cercare di scattare per fare un buon allenamento e penso sia andata abbastanza bene. Adesso torno a Livigno a continuare il mio campo d'allenamento in altura e la prossima gara dovrebbe essere verso metà agosto. È stata, devo dire, una gara molto tirata come tutte quelle qui in Svizzera. E niente. Sì, devo dire. Tre arrivi in salita in Italia, quindi no, la gamba c'è. Dopo il Giro del Veneto ho staccato un po' e niente, dai. Una gara interpretata all'attacco che come mi piace fare, quindi soddisfatto. Giornata di grande caldo, però grande sport di ciclismo qui a Lodrino. Abbiamo visto una grande gara, soprattutto tra gli elite, quando arriva un corridore da solo che fa l'ultimo giro praticamente da solo, fa piacere perché vuol dire che è andato veramente forte. Oggi è stata una giornata molto calda, lo si vede dal cielo, dalle temperature torride. I corridori hanno avuto vita dura, molto dura per il caldo, tranne i primi alla mattina, i U17. Noi dell'organizzazione siamo molto contenti perché tutto è andato liscio, i ragazzi, i corridori, non c'è stato incidenti rilevanti, che per noi è una preoccupazione sempre molto importante. La prossima edizione ci sarà e la faremo a marzo come gara d'apertura della stagione svizzera di ciclismo su strada. Sì, riproporremo il medesimo circuito, visto l'esperienza di questa volta che è stato molto positivo, anche il pubblico era presente, ha visto la gara passare più volte e ecco.